Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa di eh, TV 6 che vi tiene, vi tiene compagnia ogni mattina per un'ora. Eh, oggi, mercoledì 21 giugno, solstizio d'estate, tra poco leggeremo le prime pagine dei quotidiani eh, nazionali e anche dei. Eh, quotidiani locali ma eh, facciamo un po' un piccolo strappo alla scaletta perché per dovere di cronaca per eh, dare subito una purtroppo una eh, brutta notizia che riguarda la nostra regione eh, nella notte c'è stato un omicidio ad Alba Adriatica e vediamo qui sulle, eh, sulla home page mh, di, del sito che ringraziamo citirumors.it giovane acqua Coltellato in strada, muore poi in ospedale. Eh, questa è la foto ehm, del luogo del delitto ad Alba Adriatica nella cittadina eh, riverasca eh, Vibratiana. Eh, leggiamo secondo. Una prima ricostruzione, un giovane di 22 anni, Manuel Spinelli, eh, di etnia rom del posto, è stato accoltellato in Viale Mazzini. Il ragazzo aveva da poco terminato di mangiare in un locale eh, nel eh, lungo, il lungomare. Quando è stato raggiunto in strada da un'auto, dalla stessa sarebbe scesa un uomo armato di coltello, che Lo ha colpito lasciandolo a terra e il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti all'occhio sinistro e al torace. Notizia che troviamo anche sulla homepage del centro.it. Alba Adriatica, pugnalato a morte a 22 anni, tragica rissa davanti a un locale. Adesso, tra un po', la, la, la rivedremo. Eh, comunque, mh, è la eh, homepage, è chiaramente. Eh, la notizia di apertura del centro, questo omicidio, eccolo, eccolo qua. Adesso apriamo proprio la notizia: eh, la vittima Manuel Spinelli, ucciso da un albanese con un fendente al torace, torna la paura. In città ad Alba Adriatica e questi sono gli uomini del reparto scientifico dei carabinieri durante ovviamente i rilievi della notte. Mm, leggiamo: è stato ucciso con una coltellata sferrata all'altezza del cuore al culmine di una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri ad Alba Adriatica. È chiaro che eh, adesso la dinamica è da, eh, al vaglio degli eh, inquirenti eh, e. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che mh, stessero davanti un locale, eh, Spinelli stesse davanti a un locale quando è arrivata un'auto scura e sono scese delle persone di nazionalità albanese. Va bene, eh, fatta questa dovuta premessa, purtroppo luttuosa... Eh, Delittuosa. Iniziamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, partendo ovviamente come di consueto con La Repubblica, eh, ampio spazio lo vedrete sulle prime pagine. Alle uh, vicende giudiziarie che riguardano potrebbero riguardare il sindaco di Roma Virginia Raggi, falso e abuso raggi verso il processo. CONSIP il Partito Democratico Salvalotti con i voti di Forza Italia. La sindaca sotto accusa per le nomine, respinta la mozione di MDP, Idem. Così il governo dicono non va. Eh, avanti, eh, caos terremoto, cantone indaga sugli appalti delle casette e poi a Bruxelles soldati bloccano un kamikaze in, in stazione, ferito l'attentatore, aveva un ordigno, un testimone che dice, ha urlato frasi islamiche e poi la strage di Brescia, tutti condannati dopo pensate 43 anni. la eh, la decisione della Cassazione. Questa è la Repubblica, il Corriere della Sera, anche qui ampio spazio per eh, le vicende di Virginia Raggi, sindaco di Roma, che rischia il processo. I PM, falso e abuso d'ufficio. Consip regge il patto. Woodcock, giudice sotto tiro. A Roma, chiusa l'inchiesta sulle nomine. La sindaca, vado avanti, e Salvini che dice non si deve eh, dimettere. E poi in alto. Eh, eh, la notizia di Bruxelles inneggia alla GIAD, fiamme in stazione, paura a eh, Bruxelles. Questa è l'apertura invece del fatto quotidiano che invece decide di aprire con eh, la questione CONSIP, Forza PD, ovviamente una crasi tra Forza Italia e PD, salva Lotti e compagni e tenta di cacciare eh, Woodcock. Eh, tra Senato e CSM, larghissime intese contro il testimone Marroni e i magistrati, e vedete nella foto: CONSIP contro tutti. Eh, la vicenda Raggi eh, è a metà pagina, nomine Raggi mezza archiviata e mezza accusata: abuso e eh, falso. Banche Venete, bail-in etrusco 5 miliardi in fumo. Questo è per l'economia. Per la stampa invece, quotidiano. Di eh, Torino abuso d'ufficio falso. Raggi verso il processo. Consip il Movimento 5 Stelle non affonda sull'otti. MDP attacca il Partito Democratico. I Pubblici Ministeri convinti che abbia mentito la Raggi sulle nomine di Romeo e eh, Marra e, e Marcello Sorgi scrive che c'è un probabile rischio slavina. Sui grillini, caso all'Italia i pretendenti all'acquisto scendono a 15, da British all'Oftanza, da Ryanair a EasyJet, ecco il primo esame dei neocommissari. Politica estera, Macron uno scudo anticina. Eh, in Europa, la proposta al Consiglio europeo per Calenda serve un argine per fermare... Pechino. E poi l'ambiente, effetto clima sul caffè, il caldo minaccia insomma, una delle bevande più conosciute e più bevute al mondo, un rapporto eh, racconta la crisi di quella che è la qualità arabica. Vediamo di spalla eh, il futuro dei giornali, eh, i quotidiani salveranno, si salveranno unendosi e poi eh, John Elkan che dice amiamo le sfide difficili. Il giornale, le sette bugie sullo Ius Soli, allarme immigrazione, questa è l'apertura anche se in alto ovviamente si torna sulla sindaca Virginia Raggi, però noi rimaniamo sull'allarme immigrazione, la verità su una legge che porterebbe storture e paradossi. A Bruxelles, intanto, Kamikaze ucciso alla stazione. Saliamo in alto, come detto, un anno di disastri in Campidoglio, raggio a processo per falso e abuso. Nomine di Marra e Romeo, i pubblici ministeri chiudono l'indagine. Eh, sulla sinistra, nuova maggioranza salva Renzi e Co. Eh, e Company dal caso Consip, Woodcock invece... Eh, rischia il trasferimento. Poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che dice Matteo eh, fai presto, evidentemente rivolto all'ex presidente del eh, Consiglio. E in ginocchio dimenticata da tutti lo sfogo di Bertolaso eh, su Amatrice, l'ex numero uno della protezione civile che eh, insomma, dice la sua sul terremoto del eh, centro Italia e ovviamente sulla ricostruzione che, dovrebbe, che riguarderà eh, la, il centro laziale, che è stato un po' eh, l'emblema eh, di questo sisma. Verso le amministrative, domenica si torna alle urne in quei comuni dove ci sarà il ballottaggio. Tentazione del Movimento 5 Stelle, ovvero quello di sostenere il centrodestra. E poi suicida Prato, il killer del delitto gay. E poi in basso, perché oggi è vero che è il sostizio d'estate, ma anche il giorno della prima prova degli esami di maturità: il mistero lascia tracce. Per chi non lo sapesse, è un errore un refuso, ma davvero un erroraccio da matita rossa eh, del Ministero della Pubblica istruzione che aveva scritto tracce con la I, l'errore di grammatica eh, del Ministero. Comunque oggi tantissimi ragazzi saranno impegnati nella eh, prima delle tre prove scritte degli esami di maturità, poi ovviamente ci saranno eh, le eh, prove orali, dunque facciamo anche un grosso in bocca al lupo a chi oggi si siederà sui banchi sperando per, eh, che vada davvero tutto, eh, tutto bene. Libero, eh, apertura differente, eh, zittita Radio Maria, attentato alla libertà di opinione, scrive il eh, quotidiano diretto da Vittorio Feltri, l'ordine sovietico dei giornalisti imbavaglia pure i preti. Dopo le assurde sanzioni a Senaldi e Facci di Libero, sospeso per sei mesi Don Livio Popolare, Patrone dell'emittente cattolica reo di aver attaccato la Cirinna sulle, sulle nozze gay. Quindi, come vedete rispetto agli altri quotidiani, un'apertura leggerissimamente differente. E poi eh, a centro pagina si torna eh, perché è uscito in questi giorni sul famoso. Eh, famoso intervallo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: cosa è successo, cosa non è successo nell'intervallo nello spogliatoio juventino? Furibondo scambio di accuse, botte da orbi tra Juventini nello spogliatoio della finale. Poi è chiaro che in questi, in questi casi molte sono le mh, analisi, molti sono in retroscena veri, veritieri, falsi a volte. Insomma, mh, difficile conoscere davvero la realtà. Torniamo alla politica. Prodezza del governo: tagliano la spesa di 30 miliardi e al volo l'aumentano di 31. Casonomine e raggi a giudizio: poco ci manca. E poi in basso le licenze da ambulante facili soltanto per gli immigrati. Un trucco per rimanere in Italia. E poi una notizia particolare: morto il cane che salvò molte vite sulla Concordia. Era considerato un capitano molto più coraggioso e direi anche a a ragion veduta eh, rispetto a eh, Schettino. Cambiamo quotidiano, il tempo che ovviamente eh, non può che dedicare amplissimo spazio alla vicenda di Virginia Raggi. Onestà, onestà, come se fosse un refrain, un, un coro eh, lanciato forse contro eh, il primo cittadino romano. La sindaca rischia due processi per le nomine, falso e abuso d'ufficio, non mi dimetto, dice, concordiamo, ma ora basta con il giustizialismo. Domani, peraltro, un anno di raggi e un altro tempo tutto dedicato a lei. E poi l'editoriale di Marcello Veneziani, Virginia autopromossa. Si torna eh, sulla cronaca che riguarda anche eh, il killer suicida, eh, ecco il suo testamento, quando sarò morto fate così, la morte di Prato, in cella si uccide l'assassino di Varani, se viziato dopo un festino gay, lo sfogo del padre, nessuna pietà per chi ha ammazzato mio figlio come un cane. E poi... Soccorso azzurro passa la mozione Consip. Berlusconi salva il Partito Democratico. E poi, preso il rambo di colore che torturava i profughi, era il terrore del carcere di Saba. Il paradosso, l'anticorruzione dell'Ater affidata a un condannato. In basso, attentato sventato a Bruxelles. La polizia neutralizza un uomo che indossava una cintura esplosiva. Il messaggero, ovviamente edizione nazionale, nomine Raggi, rischia il processo nell'avviso di chiusura delle indagini PM Romani e PM Romani contestati abuso d'ufficio è falso per il caso Romeo. L'incarico al fratello Di Marra, il sindaco, chiarirò, per il codice etico non devo eh, dimettermi eh, gli effetti dell'inchiesta, gelo Movimento 5 Stelle, il caso Roma ci trascina giù la strategia a casaleggio separare evidentemente le sorti del Movimento 5 Stelle rispetto a quelle personali del primo cittadino eh, sempre politica rottura PD-MDP al Senato Consip la maggioranza tiene con Forza Italia e ala di Verdini l'inchiesta di Napoli nel mirino dei CSM, del CSM eh, incendio doloso a centropagina, inferno sulla pontina, Roma, fuoco deposito dell'ama, viabilità in tilt e paura tra i residenti. Eh, Al lato, fondi ai terroristi dall'Italia, quasi mille operazioni sospette. L'intervista Giorgio Toschi, comandante della Guardia di Finanza, finanziate armi e missione in Medio Oriente. Il mattino, inchieste anomale, indagine su Woodcock, nel mirino i casi Consip e CPL Concordia. Il CSM valuta il trasferimento d'ufficio, la reazione del PG Riello sulla fuga di notizie e l'iscrizione del magistrato D'Angiolella dopo che gli atti erano passati a Roma. Il commento, l'altra faccia della eh, gogna. E poi la mozione, il Senato boccia le dimissioni. Di Lotti, il caso, taglio ai vitalizi, giusto il merito, non il metodo. Eh, paura Bruxelles, terrorista ucciso in stazione, odio contro gli islamici, l'Italia, teme il contagio. Allora, vertice al Viminale, eh, nel Mirino, i suprematisti, molto attivi su internet. In basso, eh, Prato, il suicidio è una fuga nel nulla, uccise l'amico in un festino di sesso e droga, oggi era atteso in aula. E poi... I preti scomodi per una nuova chiesa perché guarda al futuro l'omaggio del Papa a Don Mazzolari e Don Milani. Il secolo XIX raggi rischia il processo, caso Consip la maggioranza resiste solo sull'otti, ma è rottura tra MDP e Partito Democratico. Roma finite le indagini, IPM, abuso d'ufficio e falso sulla nomina. Di Marra, sindaco di Genova, si accende la sfida. Eh, ovviamente domenica nel capoluogo Ligure ci, saranno, eh, ci sarà il secondo turno. Duello Crivello-Bucci organizzato proprio dal secolo XIX. Il tifo prevale sui temi, si accende la sfida, urla, accuse e litigi, come purtroppo avviene. Eh, mo, sempre più spesso eh, aziende partecipate colpi proibiti sui conti amiu la moschea nessuno dice no al luogo di culto i nomi per la giunta sibilla ci sarà avrò 18 assessori sole 24 ore dazi anticina offensiva dell'Unione Europea confindustria con Ferrarini dice punto decisivo contro quella che è una concorrenza sleale primo sì dell'Europarlamento al nuovo sistema contro il dumping eh, ehm Onere della prova a carico dell'esportatore nel 2017 per la spesa pubblica effetto spending da 30 miliardi arriva la stretta sui ministeri il, il premier Gentiloni dice serve efficienza e poi le analisi c'è taglio e taglio e il metodo Consip che è da rilanciare Banche Venete il giorno delle offerte l'ipotesi di liquidazione intesa in pollo e il passo indietro di Icrea. E Chiudiamo con la verità, il Senato insabbia lo scandalo, il grande imbroglio, il caso Consip coinvolge un ministro, il capo dell'arma, il padre dell'ex premier eppure paga l'accusatore, l'unico non indagato che può far saltare il governo. Sulla destra assunzioni facili, Cantone cede, i manager ANAS dell'ultima ora sono intoccabili, restano tutti al loro posto. E poi un invito al Santo Padre, a ah, Papa Francesco: Santità, perché non parla con i cardinali? Vedremo di che cosa, magari sfogliando le pagine della verità, eh, di che cosa dovrebbe parlare eh, Papa Francesco ai cardinali. E poi banche venete in vendita a 50 centesimi nel weekend: intervento pubblico per salvare Veneto Banca e Pop Vicenza. Risparmiatori beffati in basso nel giorno dei Uh, profughi un torturatore al cara ecco l'accoglienza che celebrano Mattarella e la Boldrini peraltro oggi 21 giugno sarà il giorno eh, della visita eh, del um... Del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Aquila per la festa della Guardia di Finanza. Vediamo adesso le prime pagine dei giornali sportivi e poi passeremo ai giornali di casa nostra che sfoglieremo approfonditamente nella seconda parte. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. L'intrigo: Juve Milan-Inter, 5 sfide di mercato, Bernardeschi c'è un'asta. Agnelli può superare Suning, Dalbert nerazzurri avanti, ma se Allegri perde Alessandro, allora si può rimischiare tutto. Darmian vuole il via libera dallo United per una big italiana, Matuidi, c'è pure Montella e corsa a tre per il francese, Keita vuole la signora, ma Malotito spera nel derby di Milano. Questi sono i cinque nomi evidentemente attorno ai quali si scateneranno degli intrighi di mercato tra le tre grandi squadre del eh, nord e poi una bella storia nel basket tricolore per Venezia, Squetto Reyer festa Venezia dopo 74 anni battuta, eh, battuta a Trento che pure aveva eliminato Milano in semifinale e dunque lo scudetto va alla formazione eh, veneziana che festeggia non sul proprio parquet, sul parquet di Trento, ma va bene lo stesso. Sulla sinistra il caso, ora il Milan aspetta Gigio Donnarumma che cerca il bis con l'Under eh, 21. Sulla destra Dani Alves, futuro da Pep Guardiola, dunque a Manchester City. A Torino era un marziano. Roma, il tesoro salata, a Liverpool: 45 milioni e si ipotizza che il sostituto possa essere Berardi. Invece a Napoli, Reina verso l'accordo: un anno in più al Napoli. Ma Meret della Spal, ma di proprietà dell'Udinese. Resta comunque un obiettivo. Eh, il Corriere dello Sport invece apre con Matui. Uh, facendo un gioco di parole con Matuidi perché la Juve ha in mano il centrocampista in rotta con il Paris Saint Germain il francese pronto a firmare nella trattativa può entrare anche Quadrado che piace ad Unai Emery dopo l'addio di Dani Alves parte la carcia all'esterno il primo obiettivo è Leish Vidal del Barcellona in alto, under 21 Uh, il pericolo si chiama Scic perché giochiamo contro la Repubblica Ceca, contro i cechi ci giochiamo il futuro europei di Biagio ancora tanti dubbi. Uh, bisogna vincere a tutti i costi questa sera alle 18 il Doriano, ovvero Patrick Schic, che è destinato alla Juventus. Vale la mela. In basso a Venezia lo squetto del basket mancava dal 43 e poi Vettel, 10 anni di Formula 1 inseguendo il mito di Schumacher. E poi l'estate bollente di Cardi e Vanda nel paradiso, beati loro, dei eh, miliardari. E poi tutto sport che apre con questa grandissima foto di Kean, il, eh, il millennial, l'attaccante del futuro della Juventus... Eh, e il papà lancia una diciamo una provocazione comunque. Una proposta. Volete mio figlio? Datemi trattori. Il rinnovo di contratto. La proposta è ok. 700.000 euro all'anno vanno bene, ma mi avevano promesso macchine agricole per la mia azienda in costa d'avorio. Raiola dice di essere il suo procuratore, però dice io: non ho firmato assolutamente nulla. Eh... In alto europeo, Under 21, Italia, occhio a Schick, Toro, mani su Donzà, retromarcia invece per Acqua. E poi in basso Milan Inter, eh, Milan nuovo in toppo, salta l'affare Biglia, Inter, altra rivoluzione a centrocampo. E poi Bomber, Lewandowski, CR7, sono due giocatori che hanno già fatto capire che Bayern Monaco e, e Real Madrid potrebbero non essere le prossime loro squadre eh, che danno la scossa per... E la Champions. E poi in basso Sicilia, sette squadre. Tra i professionisti, ma l'isola che non c'è più, almeno in Serie A, anche con la retrocessione del eh, Palermo. Pizza, tiramisù e top player. Così Londra trattiene Antonio Conte al Chelsea. Torino, capitale del biliardo. La leggenda: Gomez a 75 anni e il re in coppia con il figlio. Eh, abbiamo chiuso con mh, le pagine nazionali, allora andiamo sulle, eh, sulle pagine locali, dei quotidiani locali aprendo con il messaggero eh, la prima pagina del messaggero Abruzzo ospedali, le ASL aprono ai privati fari sul project da 90 milioni all'Aquila, strada obbligata per tutti gli altri policlinici a Chieti dopo aspe polemiche il DG Fagnano si allinea al programma eh, della regione in alto Get, Mito Getrotal domani al Pescara Fest, il flauto di Iana Anderson, a Teramo una movida soft fino a mezzanotte e poi addio a decibel e Luci Sempre a Teramo, Brucchi cambia di nuova idea, una giunta a otto assessori. Di spalla trovati morti cinque cuccioli di lupo nel <coughs> parco. E poi cronaca, trans stroncato da overdose, Aquilano nei guai. Il malore dopo due giorni di sesso sfrenato, l'abruzzese ha tentato di disfarsi del cadavere. Sempre per la cronaca, Pescara, prostituta, rapina il cliente avvocato. Siringa puntata contro il settantenne, fuori soldi, però poi è stato è stata arrestata e poi le quattro edizioni del centro questa è quella di Pescara sicurezza arrivano i vigili eh, di notte eh, in alto sindaco di Roma il richiamo alle notizie nazionali la Raggi rischia il processo inchiesta chiusa sulle nomine delitto varani prato si uccide in carcere il biglietto sono innocente poi maturità la carica degli 11.000 Oggi 11.000 studenti abruzzesi saranno sui banchi di scuola per l'ultimo atto del loro eh, percorso prima di iniziare quello universitario. All'interno l'Aquila arriva a Mattarella, intervista al generale Toschi, festa nazionale della finanza, a Pescara, molte salate a chi abborda le prostitute. Eh, Alba Adriatica, giovane ucciso nella notte, tragica rissa. E poi accade in Abruzzo, eh, Rigoppiano come il disastro della Thyssen, interrogazione rischio rincari dei pedaggi su A24 e A25. Poi la Marcord per il calcio, 30 anni fa il trionfo di Galeone, il 21 giugno 1987, un gol di Bosco contro il Parma regalò la Serie A al Pescara. Andiamo sull'edizione di Teramo che ovviamente apre con il delitto di Alba Adriatica accoltellato e ucciso a 22 anni Alba Adriatica tragica rissa davanti a un locale nella notte la vittima è Manuel Spinelli poi eh, diciamo che la pagina rimane più o meno simile tranne eh, tangenti, eh, tangenti a Giulianova confermati i sette arresti Teramo, Brucchi, Vara, la giunta fotocopia e in basso Giampaolo nuova scommessa intervista all'allenatore eh, Giuliese. Tecnico della Sampdoria, è bello lavorare nella Samp, qui ci sono, dice ancora, certi valori. Andiamo nell'edizione di Chieti Lanciano Vasto: Chieti, la città vietata ai disabili, viaggio del centro tra le barriere architettoniche che rendono impossibili strade e eh, servizi. A Lanciano, amianto, toppe nei corridoi dell'ospedale, gas e luce, allarme a vasto, la Metaver, eh, finti ispettori girano. Eh, le case a nome nostro truffe con i eh, contratti chiudiamo con l'edizione di l'Aquila Avezzano sul Mona l'Aquila arriva a Mattarella in città per la festa nazionale della Guardia di Finanza intervista al generale Toschi, qui abbiamo nelle cronache ovviamente di Benedetto Asse con Roma, biondi errori nei sottoservizi. Il duello che continua e continuerà ovviamente fino a che non saranno chiuse le urne per il secondo turno. Quello che deciderà chi sarà il prossimo primo cittadino del capoluogo abruzzese. Anche a Vezzano va verso il voto. Progetto conteso sulla Pulcina. A Sulmona, licenziamenti congelati al call center 3G e a Sulmona. Tutti a raccogliere l'aglio rosso, l'assessore Pepe ospite, ospite di un'azienda agricola, Peligna. Abbiamo eh, l'ultima prima pagina che è quella della città, quotidiano della provincia di Teramo, varata la quarta giunta in tre anni a Teramo, Brucchi nomina otto assessori, gli stessi di prima, tranne Antonini. Dodo di Sabatino, eh, vice sindaco, paura a Bruxelles, eh, la testimonianza del ricercatore Marco Santarelli che si trovava proprio lì. Team eh, soccorre gli orfani del Cirsula, partecipata, apre, eh, agli, eh, apre gli impianti ai comuni senza eh, discarica. Bene, queste era, erano le prime pagine nazionali e locali, noi adesso ci vediamo le previsioni, eh, meteo, andiamo in pubblicità e poi entriamo all'interno dei giornali per vedere le notizie che ci propongono oggi i quotidiani. Eccoci rientrati, seconda parte di mattino 6 in cui andiamo a, a leggere proprio eh, i quotidiani all'interno. Partiamo con il centro e partiamo con la notizia che vi abbiamo dato in apertura facendovela leggere sulle homepage di eh, alcuni eh, siti web. Eh, e allora entriamo proprio eh, nella pagina di Teramo del centro omicidio ad Alba Adriatica pugnalato a morte a 22 anni, tragica rissa davanti ad un locale, un Rom ucciso da un albanese e eh, torna la paura in eh, città. Ovviamente noi vi avremo conto nel corso delle eh, nostre edizioni, la prima alle ore 14 di, eh, dei risvolti di, questa, di questo omicidio, anche se ci sono delle novità eh, riguardo a Um, questo fatto di cronaca, uh, leggiamo anche qualche riga: è stato ucciso con una coltellata sferrata all'altezza del cuore al termine di una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri ad Albadriatica. Erano da poco passate le 23:30, quando davanti a un locale di via Mazzini a Taverna Wolf si sono affrontati. Gruppo di Albanesi, un gruppo di Rom per motivi ancora non accertati. La vittima è un ragazzo di 22 anni di etnia rom, Emanuele Spinelli. Non sono ancora state chiarite le circostanze in cui è scoppiata questa rissa. Tra un po' eh, ricominceremo eh, da capo nella lettura eh, del quotidiano, ma era giusto iniziare con quella che è la notizia più importante, almeno a livello eh, di cronaca, della di questa giornata, questo omicidio di Alba Adriatica ehm, ripartiamo con il centro in primo piano, maturità in Abruzzo in 11.000 agli esami di Stato, gli panico. si comincia, tutti in classe da 6 minuti di fatto sono le 8.36 per chi ci segue in diretta e alle 8.30 e a Teramo, Castelli e Montorio le commissioni del eh, cratere, e poi ci sono tante evidentemente testimonianze di chi l'ha fatto l'esame di Stato. Si possono utilizzare i percorsi scuola-lavoro e le calcolatrici grafiche. La coordinatrice del servizio ispettivo dell'ufficio regionale spiega le novità di quest'anno in attesa della riforma. Ovviamente in bocca al lupo davvero a tutti quelli che oggi faranno, cominceranno l'esame di Stato. All'Aquila finanza in festa, eh, Mattarella oggi premia gli eroi di Rigopiano, medaglie a chi operò nel crollo dell'albergo ad Amatrice a Campotosto. Ci saranno anche quattro ministri, Padoan, Pinotti, Franceschini e eh, Minniti. Davvero una festa eh, molto grande all'Aquila per l'arrivo del massimo esponente delle istituzioni italiane. Parla il comandante generale eh, al centro mafia, sempre in agguato, dove c'è da ricostruire. Dal legame stretto con Chieti, dove è nato eh, 62 eh, anni fa, Giorgio Toschi ha ruolo svolto dai finanziari nella nostra regione fino all'emergenza legata all'immigrazione. E poi ha coppito il luogo della cerimonia nella stessa caserma che accolse anche il presidente. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Andiamo avanti, eh, sul, torniamo in Abruzzo: autostrade e tariffe, rischio rincari dei pedaggi su A24 e A25, interrogazione di Tancredi al Messo del Rio, risorse insufficienti per la messa in sicurezza. Ferrovia Roma Pescara, Melilla preoccupa, chiusura nei mesi estivi, um, Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, sammita da matrice ad un anno dal sisma. E poi una brutta notizia, sterminata un'intera cucciolata di lupi, giallo sulle cause della morte dei cinque eh, esemplari trovati senza vita a OP, disposte analisi ed indagini Pescara controlli non stop vigili anche di notte per un'estate più sicura Comune e Polizia Municipale studiano un piano per allungare i turni fino alle 3 del mattino nel fine settimana i sindacati dicono è una proposta eh, irrealizzabile multe fino a 500 euro a chi si ferma dove ci sono le prostitute il sindaco rinnova un'ordinanza che era scaduta eh, lo scorso febbraio Truffa del bancomat, la trappola è alla porta, congegno illegale all'uscita della banca, un 45enne finisce agli arresti domiciliari. Queste sono le apparecchiature eh, usate dai truffatori sequestrate dalla polizia in una banca di Pescara e sotto un, il cartello che era applicato all'ingresso. Rappina, un anziano con la siringa, arrestata giovane pescaresi, incastrata dalla polizia grazie alle telecamere. Nella foto è la ragazza arrestata. Inchiesta sulla tragedia del resort eh, Rigopiano come la Tissen è stato un disastro doloso. Ricorso alla Procura Generale dei legali del sindaco e del tecnico di Farindola dopo il no dei PM di Pescara alla richiesta di trasferire il fascicolo all'Aquila. Pagnanelli testimoniale in tribunale sul concorso truccato eh, testimonia in tribunale sul concorso truccato dell'arte, il presidente del Consiglio Comunale sarà in aula. A Pescara, balneatore nei guai, il beach volley sulla spiaggia libera, sequestrato il campo da gioco, denunciato il proprietario, la Capitaneria fa porre i sigilli anche ad un gazebo abusivo. E poi sempre a Pescara feriti moglie e marito investiti sulle strisce, due volte all'incrocio tra Via Muzzi e Via Le Riviera, in via Colle di Mezzo, un'auto finisce in una scarpata. Mancato rinnovo eh, dei contratti, 100 lavoratori eh, di turismo e pulizie eh, scendono in eh, piazza. Questo è eh, peraltro un eh, tema che abbiamo trattato ieri nel corso del... Telegiornale, con un uh, servizio su, questo, uh, su questi uh, scioperi dei multiservizi a pescare, allora io direi di andarci a vedere il servizio e poi rientriamo e continuiamo a sfogliare il giornale. Sono più di 49 mesi che non si riescono a rinnovare i contratti nazionali del settore del pulimento, della ristorazione collettiva in particolare. Perché sta avvenendo questo? Non perché abbiamo chiesto aumenti salariali spropositati, ci siamo mantenuti proprio nello stretto necessario. Ciò che le aziende non vogliono sottoscrivere è riconfermare i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori. Con la scusa di dover risparmiare cercano di abbassare queste tutele. Il settore pubblico paga contratti salati. Compreso il costo del personale alle imprese, le imprese risparmiano sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle dei cittadini. Questa è la verità e per questa ragione noi protestiamo. Qual è il clima che si vive all'interno delle aziende? Ma, eh, i lavoratori sono stanchi e stressati perché come diceva il collega loro sono sottoposti a cambi di appalto frequenti. Abbiamo appalti grandi come questo la ASL che è comunque ha una scadenza triennale, per cui il lavoratore ogni 2, 3, 4 anni è costretto a rivedere il proprio, la propria condizione lavorativa. La clausola di salvaguardia eh, rende l'occupazione garantita, ma, ma neanche la qualità dell'occupazione. Quindi noi spessissimo ci troviamo a dover difendere anche il salario. Sono oltre un milione e mezzo in Italia che attendono questo rinnovo. Nuovo contrattuale che noi riteniamo debba assolutamente in questo momento essere confermato. E dei fatti vengono definiti lavoratori invisibili perché comunque lavorano nei momenti in cui nessuno li vede e garantisce sia esso per quanto riguarda l'igiene degli ambienti dove Altri lavoratori poi durante la giornata svolgono le proprie attività e sia per quanto riguarda le attività che siano esse ospedaliere o scolastiche o di imprese pubbliche o private che comunque servono a garantire quel minimo di mantenimento di diritto sia per se stessi che per altri lavoratori. Dobbiamo tener conto che sono tutti lavoratori part time che lavorano 2, 3, 4 ore al giorno e molto spesso le imprese cercano e tentano di fare più riprese lavorative, da una a due a tre riprese lavorative. Continuiamo la lettura dei quotidiani, restando sul centro, eh, l'accampamento in Piazza Italia, da 11 giorni in tenda davanti al Comune. I politici ci ignorano. La famiglia di Alanno continua la protesta per la casa. Andiamo avanti solo grazie alla generosità dei cittadini. Andiamo a Montesilvano: laboratori creativi e sport per accogliere 40 bambini. Garantiti anche quest'anno i servizi estivi della ludoteca comunale alle famiglie che lavorano e non sanno dove lasciare i figli dopo la chiusura delle scuole. Dog Village Bellini di nuovo. Aggredita dal ragazzo e quindicenne, l'adolescente vuole un cane. Il nostro mare è pulito da sette anni. De Vincenti. I nuovi dati dell'ARTA confermano la piena balneabilità del litorale. E poi in basso, portare la musica dove la musica non c'è: gemellaggio d'arte e solidarietà. Torna il premio alla memoria del chitarrista di Vasco Massimo Riva. A Montesilvano sempre botte e urla alla madre per i soldi, fermato. A Montesilvano un giovane che per mesi ha tormentato l'anziana a penne. E poi eh, Pinti vince odori e sapori, sempre a Montesilvano di Stefano SOS ad Alfonso per i pianacci. Bracco, chiudere subito il, eh, tun i tunnel della morte, Francavilla a pochi giorni. Dall'ultima tragedia che è costata la vita a un 29enne, il consigliere rilancia e sostiene la tesi, eh, le gallerie non sono a norma. Francavilla protesta in eh, municipio, non vedente chiede una casa da addirittura 21 anni. Nuova scuola giardini a rischio 750.000 euro, penne, l'amministrazione Semproni blocca l'appalto affidato alla Corbo Group e si espone alla perdita del finanziamento regionale, oltre che alla lite con... La ditta a Rosciano, sala consigliare a Livio Ippoliti, il sindaco di campagna. E poi a Popoli, stoppa le chiacchiere, l'ospedale muore, il Movimento Avanti Tutta rilancia la battaglia a difesa dei reparti sanitari, sabato ci sarà una protesta. Spostiamo a Chieti barriere architettoniche, la mia città vietata a noi portatori di handicap, il viaggio della cronista del centro a Chieti tra strade e servizi inaccessibili ai disabili. In basso a San Salvo arrivano le boe in mare, dopo i tre salvataggi saranno potenziate le segnalazioni in acqua che indicano le zone pericolose del Lido, all'Aquila, licenziamenti congelati fino all'11 luglio, 3G, primo esito. Del confronto al Ministero tra aziende e sindacati per evitare i tagli. Il referendum in vista tra i dipendenti. A centropagina la vecchia bomba esplode ma non fa danni. Eh, rivisondoli, paese svuotato e statale bloccata per l'ordigno della seconda guerra mondiale. E poi restiamo a Terra, come abbiamo detto, dell'omicidio di Alba Adriatica. Allora scendiamo in basso. Tangente a Giulianova, arresti confermati. Inchiesta a Castrum, riesame e respinge i corsi. Resta da discutere solamente quello. Della Mastro Pietro. Ci spostiamo adesso direttamente sulle pagine. Eh, di, eh, andiamo sulle pagine del Messaggero Abruzzo e poi andremo allo sport, eh, ovviamente, che faremo tutto nel, nell'ultima eh, parte. Ospedali ASL a favore dei partner privati. Dubbi soltanto a Chieti. Direttori generali, non ci sono altre Uh, vie per realizzarli, Rebus Maltauro per la struttura teatina in ballo. 250 milioni. Le antiche vie dei pastori, il rilancio dei tratturi per la tradizione, sempre all'Aquila. Penne, taglio ai ricoveri, sospiri contro il PD, riforma a penne del, uh, dell'ospedale San Massimo. In basso l'Aquila, Mattarella e Padoan dalle fiamme gialle. Spazio aereo chiuso ovviamente. Misure di sicurezza speciali, ma non potrebbe essere altrimenti. E poi indennità non pagate. I finanzieri, 1267, eh, vanno davanti al TAR. Hanno ricorso eh, al TAR contro il Comando Generale per l'indennità per i servizi esterni. Prostituta rapina il cliente avvocato. Prima si è mostrata cordiale, poi è passata le minacce puntandogli contro una siringa, lui ha denunciato tutto, a fine maggio il drammatico episodio, la squadra mobile è risalita alla ragazza che ora si trova ai domiciliari, ovviamente siamo a Pescara. Un arresto per la truffa del bancomat e poi in basso, transenne, vincono i commercianti, nel sabato dei saldi, auto d'epoca rinviate di mezz'ora per non ostacolare lo shopping e testa, attacca Padovano. Area metropolitana discarica scarica Tremonti sia alla bonifica il progetto entro il 15 ottobre, l'annuncio del sindaco Lagatta, sindaco di Bussi, eh, in una follata assemblea su richiesta della CISL. Per rilanciare l'occupazione si confida nell'unichimica Filippi, coinvolta anche nell'ipotesi della centrale idroelettrica con Toto. Eh, a Montesilvano la terra di Maragno-Permusa in giunta, di Pasquale insidiato alla presidenza. In basso, rigopiano, competenza dell'Aquila, parte il ricorso alla Procura Generale, dall'altra parte verso la revoca il bando dell'elementare Giardini di Penne. All'Aquila, trans, trovato morto a Roma, nei guai un cinquantenne aquilano. L'uomo rischia il processo eh, per detenzione di cocaina e occultamento di cadavere. Dopo una due giorni non stop di sesso, brasiliano trentenne, stroncato da overdose. Anche qui il richiamo agli esami di maturità per oltre 2.000 studenti. Sempre all'Aquila, metro su ferro per Roma, Zingaretti benedice il progetto della Fondazione Carispa, che il Presidente della Regione Lazio lancia di Benedetto, candidato del centro-sinistra all'Aquila, è un modello per il Paese, dovremmo fare tante cose insieme. Dall'altra parte, Biondi. Candidato invece del centrodestra, sottoservizi, biondi attacca, le riserve concesse ad ACMAR frutto di evidenti forzature, duro attacco sulla transazione da 740.000 euro per i ritardi, atto formalizzato in tempi singolari e solo su cifre presunte. Progetto case, appartamenti in vendita e poi il sopralluogo eh, operai del comune nei... Container. Fugino, stop, irrigazioni nel weekend. Il territorio comunale di Celano, il sindaco Santilli firma due importanti ordinanze per combattere la siccità. Blocco dell'uso nei campi e orti e pesanti limitazioni anche per l'acqua potabile nelle abitazioni. Private, poi vedete l'ordigno bellico da far brillare: operazione riuscita, revisondoli, le operazioni degli artificieri. Ad Avezzano il comizio di De Angelis in piazza Risorgimento, come detto anche ad Avezzano si voterà per il ballottaggio per il secondo turno, e poi Cogesa, tregua apparente a Sulmona, Gerosolimo lancia l'Opa. Eh, ad Avezzano espulse due avvenenti spogliarelliste cubane, successo ad Avezzano, a Pacentro Frana sulla provinciale, ipotesi di dolo. E poi sempre ad Avezzano non abbandonò l'amico ferito, un uomo è stato assolto. A Chieti già attivati i varchi delle ZTL, ma le telecamere sono spente, automobili disori uh, disorientati. Il divieto c'è lo stesso, e i vigili urbani possono fare le multe a vista. Si caricano i dati su targa e vecchi permessi per gli impianti collaudo la prossima settimana. Poi cronaca eh, preso con 300 kg di droga, il carico era destinato proprio all'Abruzzo. Droga sequestrata a Milano. E poi l'appello di Bracco, chiudere le gallerie eh, della morte che abbiamo eh, visto anche prima. C'è amianto, lavori urgenti al centro di salute eh, mentale. Ortona attende il ballottaggio e il Partito Democratico chiarisce quale sarà la sua posizione. Procura tra noi PM organico carente, arrivato da Roma un sostituto procuratore di prima nomina, si tratta di Serena Rossi, 32 anni, insediamento a novembre ufficio inquirente in difficoltà per l'aumento dei procedimenti e la diaspora dei dipendenti per pensionamenti e per i trasferimenti. A Rocca San Giovanni strade impercorribili e tanti disagi. Siamo sulla costa dei trabocchi. A Ortona scuole più belle e sicure, interventi in tre istituti. E poi a Colle di Macine si amputa due dita con la sega circolare un uomo di 73 anni. Frentania continua la grande sete in basso. A Teramo il sindaco Brucchi spiazza tutti: varata la giunta di otto assessori, deleghe a Misticoni, Marchese, Calzio, Provisiero Cozzi, Guardiani e Fracassa. Dodo di Sabatino, nuovo vice, l'escluso eccellente è Antonini. Recupero dell'ex Fornace: il comitato dice fate presto. In basso Gemma Marconi, prof e studenti con la valigia. Pizza e cultura fino a mezzanotte a Giulianova. La giunta vota all'unanimità una delibera che permette di cenare all'aperto e di scoprire le bellezze del centro storico. Più lavoro per i ristoranti, ma non solo. Sarà eh, possibile visitare la cappella De Bartolome e la gipsoteca con le opere di. Eh, Pagliaccetti. Operazione Castrum, respinte, sono state respinte tutte le istanze. Il quartiere Borsacchio invece chiede più attenzioni, ci troviamo a eh, Roseto. E poi, sempre tornando a Giulianova, Ranalli dice la cura del verde è la eh, priorità, eh, il nuovo amministratore unico della Giulianova Patrimonio. Piste ciclabili in Val Vibrata, ecco i soldi della regione. E adesso iniziamo con lo sport, partiamo dal Pescara, Kulibali due problemi, l'accordo per la cessione del giovane centrocampista all'Inter è raggiunto, ma restano ancora un paio di ostacoli. I nerazzurri vogliono controllare bene i documenti del ragazzo e soprattutto non può mettere a bilancio uscite prima del 30 giugno. In entrata via libera per Gans, Oddo invece va verso il Palermo. E intanto per il settore giovanile Massimo Epifani guiderà la primavera della formazione eh, biancoazzurra. Pallanuoto Sarricola eh, recupera un record, giocherà lo spareggio contro il Messina. Sabato mancheranno Riccitelli e Prosperi, ma torna il capitano per la gara che vale la A2. In Lega Pro il Teramo sono Valagussa e Davì, i primi colpi per Asta, eh, è un interrogativo in attesa che il nuovo di essere petto inizi le consultazioni per sfoltire la rosa. Arrivano i nomi dei primi possibili arrivi, Davi è stato l'ultimo anno alla Ferrari Pisalò, Valagussa a Gubbio ma Asta lo ha avuto a Monza. Ripescaggio: il lanciano di De Vincentis ci spera, e invece ci spostiamo sul fronte aquilano. La conferma di Chiodi domani, per domani a Roma pardon, per cedere l'Aquila. L'Assemblea approva la copertura anche dei debiti eh, pregressi. Lava Stese invece a caccia degli under. E adesso cambiamo eh, dal Messaggero. Ci spostiamo sulle colonne del centro dove c'è questa intervista molto ampia a Marco Giampaolo, il calcio romantico? No, dice vince il business. L'allenatore Giuliese mi godo una piazza che ancora ha ancora certi valori, alla Sampdoria Tifo Blasone e Stadio Ferraris fanno una bella chimica, un Intervista certamente molto interessante. A Marcord Bianca Azzurro, Pescara. 30 anni fa l'apoteosi, il 21 giugno 1987, in 40.000 allo stadio per la partita promozione in Serie A contro il Parma e poi il Man of the Match. In quel caso, siglò il gol che valse la massima categoria Bianca Azzurri. Roberto Bosco aveva sognato il gol decisivo. Grazie a Galeone in campo ci divertivamo e poi come vedete anche qui, Culibali Inter in stand-by, concorrenza per il terzino Pellegrini, Nicastro invece sembra destinato al Cesena. Il Teramo, contratti pesanti e indesiderati, scontro in vista il DSR Petta, lavoro per i tagli, Asta potrebbe ritrovare invece eh, Valagussa. Che è un nome che eh, circola ed è sempre più caldo. In A2, eh, le mosse di Roseto se ne va anche Fulz, destinazione, direzione, fortitudo. Il pre in partenza dopo l'addio di Amoroso, destinato al neopromosso Montegranaro, che vorrebbe anche Casagrande di Cosmo eh, pronto a farsi da parte, Serpellini e Marchesani studiano come rilanciare il club di basket teatino, eh, retrocesso in serie B. Adesso, eh, prima di chiudere, ci andiamo a vedere eh, le colonne eh, del, del quotidiano, la città per eh, capire se, eh, intanto noi cerchiamo sempre, degli aggiornamenti sul, se ce ne sono sull'omicidio di Alba Adriatica, però in questo momento, fino a questo momento eh, non ci sono e quindi eh, rimaniamo eh, ancora sulla notizia dell'omicidio del eh, 22enne Manuel Spinelli che è stato accoltellato eh, nella notte da un eh, gruppo eh, di eh, albanesi, almeno queste sono le prime, le prime notizie che ci arrivano. Eh, andiamo sulla città la crisi in, al comune di Teramo gli assessori sono otto quarta giunta in tre anni tutti riconfermati tranne Antonini il ruolo di vice sindaco passa dalla Marchese a Dodo eh, di Sabatino questa è il, la nuova giunta con le varie eh, deleghe che potrete ovviamente qualora lo vogliate eh, vedere e poi il, insomma, il secondo mandato abbastanza travagliato di Maurizio Brucchi, con tutte le date, con i vari, eh, i vari eh, problemi che ci sono stati, la eh, ricerca di equilibri. Case agli sfollati, domani si aprono le buste, ricostruzione, la regione intanto approva il piano per smaltire 600 tonnellate di macerie, questo è ehm, eh, sempre rimanendo a Teramo, sul Gran Sasso invece nuove sensori alle sorgenti entro l'estate, l'impegno preso dal vicepresidente Giovanni Lolli di fronte all'osservatorio delle acque e poi il sindaco Brucchi che continua però, nonostante insomma, il rimpasto di giunta a parcheggiare sotto casa, terza infrazione in tre giorni, divieto di sosta notturno nell'isola pedonale di via Capuani. In provincia Team soccorre i comuni orfani del Cirsu. La partecipata mette a disposizione il centro di Carapollo, in due giorni conferite 176 tonnellate eh, di eh, rifiuti. A Torricella è in arrivo la prima casetta destinata ad una famiglia di anziani sfollati. Ad Alba Adriatica, oltre all'omicidio, sequestrate anche due ville di un imprenditore, Blitz della Guardia di Venanza di Roma sarebbero frutto di bancarotta fraudolenta e frode fiscale. E poi, ovviamente, accoltellato fuori dalla pizzeria. Grave ragazzo, evidentemente non c'è l'aggiornamento eh, di 22 anni che poi sarebbe eh, evidentemente deceduto. Alba Adriatica il ponte sul Vibrata pronto entro la fine del mese. A Martinsicuro il WWF scrive al comune per l'ordinanza di pulizia dei fossi. Castrum 7 su 8 restano agli arresti, rigettate le istanze dei difensori. Si attende la decisione sul Mastro Pietro. A Giulianova, assaggio dei bambini a rischio per le nuove regole. Sulla sicurezza. Servizi sociali, Roseto chiede una proroga di Girolamo, cerca una soluzione dopo il flop dell'Unione dei eh, Comuni. Eh, a Roseto scende per salutare gli amici e gli rubano l'auto. In manetto, un ladro sessantenne beccato dai carabinieri dopo un inseguimento. Sempre a Roseto, gara deserta per i parcheggi a pagamento. Il servizio doveva iniziare dal il servizio doveva iniziare all'inizio del mese di giugno. Comune costretto a rivolgersi ai proponenti del project a Motignano. Torna la tradizionale festa dedicata al solstizio d'estate. Oggi nuoto due superospiti per la decima edizione del trofeo città di eh, Pineto. A partecipare anche il nuotatore novantenne Antonio Casolino e Matteo Perucchini che ha attraversato l'Atlantico a Remi. E poi concludiamo con lo sport, anche qui il Teramo va la gussa in cima alla lista dei desideri. Il centrocampista ritroverebbe Asta dopo l'avventura a Monza, in mezzo ci sarà, dovrebbe esserci anche l'esperienza di Bruno. E in basso la Teramo a spicchi si rinforza assicurandosi Norman Neri e poi sempre per gli Sharks Roseto la conferma per Riccardo Casagrande. Bene, questo era davvero tutto per la nostra rassegna stampa che torna domani puntuale alle ore 8. Alle 14 ovviamente vi do appuntamento al TG6 per la prima edizione per tutte le notizie della nostra regione. È tutto, buona giornata.